Allora Giovanni, avete esordito comunque con un buon pareggio contro lo Spezia, che è una delle corazzate di questo campionato. Ecco, ti volevo chiedere come state preparando la partita contro la Ternana, che poi è il vostro esordio interno. Abbiamo fatto un buon punto su un campo difficile contro una squadra che penso che alla fine comunque lotterà per la promozione. Quindi credo che la strada intrapresa, soprattutto a livello mentale, l'atteggiamento e l'approccio alla partita sia la cosa sulla quale comunque dobbiamo continuare a crescere, anche perché siamo un gruppo giovane e quindi ancora di più dobbiamo basare la nostra forza su questo. Quindi credo che prima di tutto si guardi l'atteggiamento sia mentale che l'approccio alla partita. Ecco, io ero allo stadio per seguire Ternana-Trapani, quindi non ho potuto assistere in diretta alla vostra partita. Ti volevo chiedere, cosa è successo nel finale di partita quando ci sono state due espulsioni? Ma niente di che, sono stati due falli di gioco e la prima è stata un'espulsione diretta di Lora per un fallo da dietro che quest'anno l'abbiamo calato sulla pelle, però già sapevamo che comunque le entrate da dietro sarebbero state punite ancora più duramente. Il secondo è stato un doppio giallo per un fallo di mano di Pusellato e quindi queste qua sono state le due espulsioni. Ecco, focalizziamo l'attenzione appunto sulla Ternana. Volevo sapere se la conosci un po' come squadra e se conosci qualche ragazzo che gioca con noi. Sì, allora io ti dico, sia l'anno scorso che comunque, vabbè, anche quest'anno dopo il mercato, penso che la Ternana sia una delle squadre che comunque alla fine potrà dir la sua, credo che sia una squadra da medio-alta classifica, più alta, anche perché comunque è un allenatore che da quello che so ha avuto modo di affrontarlo, prepara al meglio le partite, è molto preparato e quindi so che sarà dura. Conosco Di Zillo che ha giocato con me a Benevento, però vabbè, più o meno di vista qualcuno. Adesso c'era Ferraro che però è andato via, quindi qualcuno lo conoscerò, sai, quando ti scontri sui campi di gioco, però come compagno di squadra ho avuto Zito. Ecco, allora, tu sei reduce da una grande stagione al Pavia, avevi già fatto la Serie B con il Rimini. Ecco, ti chiedo anche in virtù della tua esperienza, adesso giochi con il Cittadella. Il Cittadella è una squadra particolare perché è dotata di grandissimo talento e l'anno scorso lo ha dimostrato. Prima parte di campionato molto buona da ridosso playoff e poi è calata fino addirittura a lottare per la retrocessione. Alla luce di questo, il mister e la società, quali sono i vostri obiettivi per quest'anno? Credo che, come detto tu, è una squadra molto giovane. Sai, rispetto all'anno scorso penso che ci sia ancora, si sia abbassata ancora l'età media. Quindi ti dico, credo che l'obiettivo primario sia mantenere la categoria e farlo e raggiungere il prima possibile. E comunque da contorno dando la possibilità di mettersi in luce a degli elementi che comunque, anche se giovani, però hanno, credo, un buon futuro davanti, perché penso che la prerogativa della società sia questa, cioè innanzitutto è mantenere la categoria, però facendolo con la possibilità di far crescere e di mettere in luce qualche giovane importante. Ecco, io ti farei una domanda finale sul campionato, abbastanza generale, nel senso che secondo te quali sono le individualità più importanti della categoria nel tuo ruolo e anche un commento, no, su questa riforma della Serie B, perché adesso volendo anche l'ottava in classifica avrà la possibilità di cimentarsi ai playoff. Ma allora ti dico, nel mio ruolo, vabbè, obiettivamente se guardi poi comunque tra virgolette le big, penso che D'Agostino del Siena o anche Bolzoni del Palermo, credo che comunque tra tutti siano i giocatori che alla fine questa categoria penso che la stiano facendo non dico per sbaglio, però credo che comunque c'entrino poco in Serie B. Per quanto riguarda la Serie B, guarda, come detto te, io l'ho fatta tanto tempo fa, 4 anni fa, e la riforma era diversa. Credo che si dia la possibilità magari di avere un campionato più avvincente fino all'ultima giornata, perché
vedendo quello che è successo l'anno scorso, dai, comunque alla fine le prime tre erano molto staccate, ovvio che poi alla fine si lotta per i playoff, però dai comunque la possibilità a due squadre in più di lottare fino alla fine, quindi credo che sia una cosa importante. Ecco, allora grazie mille per la cortesia e ti auguro buon allenamento. Va bene, grazie, ciao. Ciao.